Nomina del generale di corpo d'armata Giovanni Nistri quale comandante generale dell'arma dei carabinieri. Reggimento Enti! Il Presidente della Repubblica, visti gli articoli 32 e 1094, commi 3 e 4 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, numero 66, visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 2017, con il quale il generale di corpo d'armata dell'Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette è stato confermato nell'incarico di comandante generale dell'Arma dei Carabinieri fino al 15 gennaio 2018, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2017 sulla proposta del Ministro della Difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa, decreta a decorrere dal 16 gennaio 2018 e per la durata di un triennio il generale di corpo d'armata del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente Giovanni Nistri è nominato comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Roma, 29 dicembre 2017, firmato Sergio Mattarella. Reggimento, ehi, posso! Oggi saluto però in modo particolare il generale Del Sette, che ha comandato con straordinaria dedizione l'Arma dei Carabinieri in questi 3 anni. E saluto il generale Nistri. Questa cerimonia di avvicendamento, è anche una naturale rotazione per garantire una funzione di comando equilibrata. Da oggi solennemente riconosciamo in te la guida, il comandante. I carabinieri tutti ti saranno vicini in questo tuo difficile ed entusiasmante compito, senza esitazioni e senza riserve, con lealtà, disciplina e onore, fedeli al motto di fedeltà che ci contraddistingue da sempre. Lo saranno i vertici oggi in servizio e quelli che verranno, lo saranno i carabinieri di ogni ruolo e grado, in servizio in ogni organizzazione dell'arma. Lo sarà la rappresentanza militare che tutti li rappresenta e che si rapporterà a livello centrale direttamente a te, come legge prevede e funzionalità richiede. Lo saremo tutti noi in congedo, lo sarò io personalmente, sempre e comunque. In ogni momento di questo prossimo triennio ci troverai compatti al tuo fianco. A te perciò, Gianni, dal cuore gli auguri più fervidi e sentiti di buon e proficuo lavoro per te personalmente, per l'arma, per i carabinieri, per lo Stato e i cittadini, la gente che l'arma è chiamata a servire in patria e all'estero. E viva l'arma, i carabinieri, le forze armate di polizia e viva l'Italia. Grazie. La condivisione dei meriti è anzitutto condivisione dell'intelligenza, mentre l'assunzione degli asini ascende alla esclusiva responsabilità del comandante. È questa consapevolezza il richiamo alla migliore interpretazione della militarità, salda nei principi tradizionali, che vedono nella forte coesione dei comandanti e nella responsabile coerenza del loro agire elementi riconosciuti e insostituibili di funzionalità e garanzia. Rivolgo il mio omaggio più sentito alla bandiera dell'arma, qui schierata insieme con il medagliere dell'Associazione Nazionale Carabinieri e i labari delle associazioni varie combattentistiche d'arma. Nel contempo elevo un pensiero commosso e riconoscente ai nostri caduti, alle medaglie d'oro e a tutti gli altri decorati dell'arma. Lo faccio solo adesso perché desidero sottolineare in chiusura un fatto tanto semplice da essere talvolta ritenuto scontato. È questo vessillo la nostra guida, sono questi uomini il nostro esempio e tutti, dal comandante generale al più giovane degli arruolati, devono guardare ad essi con l'umiltà del neofita e con l'orgoglio dell'erede, ricordando sempre, soprattutto nelle difficoltà che non mancheranno, che per onorare la bandiera, per adempiere al giuramento, per assolvere il compito ricevuto, uomini vestiti della nostra uniforme, uomini per lo più militari, hanno fatto cose straordinarie, hanno sacrificato se stessi in
insegnando a tutti noi e a chi verrà dopo di noi, con compostezza, con misura, con disciplina, come si comanda, come si ubbidisce, come si servono la comunità nazionale, lo Stato, l'Italia. Cerimonia del passaggio di consegne non è solo l'occasione per ringraziare il generale Tullio Del Setta e per fare i nostri auguri al generale Giovanni Nistri. Credo che sia un'occasione importante per celebrare il legame di fiducia che c'è tra l'Italia e l'Arma dei Carabinieri. La compattezza, lo spirito di servizio, la disciplina che devono caratterizzare tutti coloro che indossano la vostra storica divisa è la base di questo straordinario legame di fiducia. L'Arma dei Carabinieri dà un contributo assolutamente particolare, con la sua specificità di essere contemporaneamente forza di sicurezza, forza di polizia e forza militare, ad avvicinare l'idea di sicurezza alle nostre case, alle nostre famiglie, alla nostra comunità. I carabinieri sono stati in fondo sempre i vicini di casa degli italiani in termini di sicurezza, con le loro stazioni, le loro tenenze, oggi arricchite dalle stazioni forestali e di parco.